Negli ultimi mesi del 1942, solo pochi metri aspramente contesi separavano Adolf Hitler da un trofeo che egli considerava al di sopra di tutti gli altri. Stalingrado, la città sul Volga che portava il nome del suo più grande nemico. La terribile ferocia della battaglia tra le rovine della città sondò gli abissi della sofferenza umana durante la stretta di ferro dell'inverno russo. Dopo la battaglia i miseri sopravvissuti dello sconfitto esercito tedesco emersero dai loro nascondigli e si arresero all'armata rossa. Un tempo forti di 350.000 uomini, ora erano rimasti solo in 90.000, assiderati e affamati, a intraprendere la dolorosa marcia forzata verso la prigionia russa. Non dimenticherò mai qui. In qualche modo sono rimasti scolpiti nella mia memoria, specialmente quando abbiamo sentito che non c'era più speranza. Fino a quel momento la speranza c'era rimasta. Non dimenticherò mai i miei compagni di Stalingrado. Le cose che ho vissuto là e più tardi in prigionia mi sono rimaste impresse. Mi sono servite da lezione. E non le dimenticherò mai. La penso come allora. Erano tutti così giovani e pieni di gioia di vivere. C'erano anche degli uomini più grandi, ma ciascuno di loro avrebbe voluto sopravvivere. E io dico apertamente e sinceramente che sono scampato a Stalingrado, ma in cuor mio non posso esserne veramente felice. Perché spesso mi capita di ripensarci. Nelle seguenti settimane, 85.000 di questi miseri prigionieri sarebbero morti di malattia e di fame, brutalizzati e trascurati in completa disperazione. Della Sesta Armata, condannata alla sconfitta, solo 6.000 riuscirono a sopravvivere ai lunghi anni di prigionia nei campi di lavoro forzato e a rivedere la Germania. Questa è la loro storia. Stalingrado segnò la prima e inequivocabile sconfitta delle forze tedesche nella seconda guerra mondiale. Fu annientato un intero esercito. Gli uomini che sopravvissero alla terribile battaglia di Stalingrado sono già stati all'inferno e sono ritornati. Niente può essere paragonato agli orrori a cui hanno assistito. Stalingrado. Resta sempre in qualche angolo della tua mente, in un angolo lontano, profondo. Ma se cominci a parlarne, allora i ricordi riemergono. In estate c'erano sempre più croci, croci sulle tombe. E quando giunse il gelo, non riuscivamo più a seppellire i nostri compagni. Erano accatastati nel cortile della fabbrica. Come ciocchi di legno. Nell'estate del 1942 Hitler aveva ancora l'iniziativa strategica. I suoi eserciti erano alle porte di Mosca e di Leningrado. Egli poteva scegliere di colpire una delle due più grandi città della Russia. Il mondo aspettava con il fiato sospeso per vedere quale avrebbe attaccato, ma Hitler in realtà riuscì a prendere Stalin in contropiede e a spostare a sud l'intero fulcro strategico della campagna militare. Il motivo era semplice. La Germania non aveva accesso alle riserve di petrolio necessarie per combattere una guerra moderna e il ricco premio dei pozzi petroliferi del Caucaso presentava l'unica soluzione immediata. Il tentativo di impossessarsene portò le forze tedesche ben oltre i limiti delle proprie possibilità, ma non c'era alternativa. Per la campagna estiva del 1942, nome in codice Operazione Blu, l'esercito che fu radunato era talmente numeroso che il comando fu diviso in due sottogruppi, chiamati Gruppo A e Gruppo B. Il Gruppo A, sotto il comando del feldmaresciallo List, si sarebbe inoltrato tra le montagne del Caucaso per impossessarsi dei preziosi pozzi petroliferi di cui la Germania ora aveva disperatamente bisogno. Il gruppo B sotto il comando del Feldmaresciallo von Weix si sarebbe spinto da Kharkov verso Stalingrado, un nome che sarebbe stato indelebilmente impresso nelle pagine di storia. Geiling marciò con il 226 reggimento di fanteria durante i primi giorni della campagna. Egli ricorda come l'eccitazione potesse rapidamente trasformarsi in panico. L'offensiva estiva cominciò con una grande unità di panzer. Ce n'erano tanti. Cominciamo veramente a entusiasmarci. Eh sì. Finalmente stavamo avanzando. Il primo giorno eravamo sdraiati sull'erba a pancia all'aria. Quando una jeep con tre ufficiali ci passò vicino. C'era una spaccatura nel terreno e loro per evitarla finirono sopra una mina anticarro e la Jeep, quella grossa Jeep, si impennò come un cavallo, si rovesciò e i tre ufficiali morirono. Successe tutto così in fretta. Le mine avevano devastato i corpi di quei tre soldati e della Jeep non era rimasto più niente. Nel 1942 il compito di impadronirsi della città che portava il nome di Stalin toccò alle due principali formazioni tedesche, la Sesta Armata e la IV Armata Panzer. Furono appoggiate da un gruppo di alleati rumeni, ungheresi e italiani. Questi gruppi combattevano con coraggio e tenacia, ma risentivano della mancanza di addestramento e di equipaggiamento pesante. L'esercito rumeno in particolare è stato spesso biasimato per i danni che la sesta armata tedesca subì a Stalingrado. I veterani tedeschi non erano certo molto ben disposti verso questi loro vecchi alleati. Hans Richter era allora comandante della batteria con il 367 reggimento di artiglieria. Sì. Riuscivamo a parlare con i rumeni più che altro in francese. Si portavano tutto dietro. Sfortunatamente non avevano molta voglia di combattere e purtroppo si ritirarono più velocemente di quanto avessimo sperato. Horst Zank era al comando di un battaglione di fanteria nel 673 reggimento Granatieri. Egli si dice scettico anche riguardo alle capacità dei russi. Innanzitutto il morale dei soldati rumeni non era certo paragonabile al nostro. La loro situazione era completamente diversa. Le condizioni di vita nel loro esercito erano incomprensibili. Per esempio adottavano ancora punizioni corporali e il cibo era diverso a seconda del grado. Cose inconcepibili per noi e che sicuramente non contribuivano a sollevare il morale e a rafforzare il loro senso di cameratismo che noi ben conoscevamo invece. Inoltre i rumeni erano svantaggiati per quanto riguarda l'equipaggiamento e l'artiglieria. I cannoni anticarro in particolare erano di gran lunga inferiori ai nostri. Paragonata alla divisione rumena, la sesta armata tedesca che diede il maggior contributo all'assedio di Stalingrado era una perfetta macchina da guerra. Ma questa armata sarebbe stata ricordata per tutti gli insuccessi, così come il nome del suo nuovo e inesperto comandante, il generale Friedrich Paulus. Fu solo grazie allo sfortunato infarto che colpì il suo predecessore Reichenau, il quale morì lungo la strada per Berlino, che Paulus fu catapultato nel suo nuovo ed esaltante ruolo. Paulus era un ottimo ufficiale di stato maggiore, ma non aveva alcuna esperienza nel guidare grandi schieramenti in campo. In realtà, egli non aveva mai comandato prima un'intera divisione. E nel normale corso degli eventi non sarebbe stato il candidato adatto a dirigere un'enorme organizzazione come la Sesta Armata. Il feldmaresciallo Paulus era inadeguato per il ruolo che gli era stato affidato: il comando della Sesta Armata. Egli era sicuramente uno stratega dello Stato Maggiore, altamente preparato, ma di certo non possedeva né l'abilità né la forza necessarie per comandare un esercito in quella situazione. Il nome di Paulus è ora indiscutibilmente legato agli orrori di Stalingrado, anche se in realtà a capo della Sesta Armata aveva esordito con una vittoria sui russi nella battaglia per il controllo dell'area presso il fiume Don. Horst Ron Stretter, pilota di bombardieri, aveva una visuale completa dello scontro che si svolgeva a terra sotto di lui. Tutto iniziò con la battaglia sulla grande ansa del Don. Le cose procedevano per il meglio e tutti gridavano urrà. La sesta armata continuò ad avanzare. Le nuove armi e il nuovo equipaggiamento aiutarono a restituire fiducia ed entusiasmo. Hans Richter era allora al comando di una batteria di lanciarazzi, la nuova potente artiglieria missilistica che sferrò una violenta offensiva, richiamando su di sé un contrattacco mortale. Normalmente sparavano sei razzi. La fanteria non era molto contenta di vederli perché producevano enormi nuvole di fumo. Questi razzi, infatti, non erano lanciati come bombe convenzionali, ma erano dotati di un propulsore e lasciavano una scia densa. Immersi nel fumo, i russi sparavano alla cieca, colpendo i loro stessi compagni. Per questo i razzi non riscotevano grande successo presso la loro fanteria. Non appena la sesta armata passò all'offensiva, spazzò via senza difficoltà la resistenza sovietica. In poco tempo i panzer erano di nuovo in marcia attraverso la steppa e finalmente Stalingrado era in vista freidelm Roenig era un luogotenente presso il 230 reggimento fucilieri. Era stata ordinata l'avanzata su Stalingrado. La nostra unità aveva l'incarico strategico di proteggere l'ala sinistra delle divisioni che dovevano inoltrarsi nella città. Dovevamo coprire le ali così che i russi non potessero piombare alle spalle delle truppe che marciavano verso Stalingrado. Ci provavano spesso. Il morale era alto anche nei cieli sovrastanti dove la Luftwaffe godeva di un dominio quasi totale. Il pilota Horst Ransdeter ricorda. Avevamo l'ordine di colpire tutto ciò che aveva un motore, autocarri e carri armati. Naturalmente quando i russi ci attaccavano erano i carri armati i nostri bersagli principali. Il nostro compito era soprattutto quello di dare supporto alle truppe di terra e per farlo dovevamo volare a bassa quota. Eravamo addestrati per questo. Eravamo in grado anche di riconoscere da una certa distanza il modello di carro armato. Conoscevamo tutti i punti deboli dove dovevamo cercare di piazzare la bomba. Se hai intrapreso molte missioni aeree è una questione di esercizio. Quando ho iniziato a volare e sganciavo bombe in addestramento, di solito colpivo una vecchia scarpa, qualunque cosa, ma non il bersaglio che volevo colpire. Poi ho imparato a sganciare una bomba e a centrare l'obiettivo in un raggio di 10 metri. Il punto forte delle nostre acrobazie aeree era volare a bassa quota verso i carri armati, cosa che non si poteva fare se avevi un cannone puntato contro, e poi sganciare una bomba sotto i cingoli. Se ci riuscivi, allora si rovesciava sul dorso come uno scarafaggio. Era la sua fine. Lo chiamavamo rapa. I tedeschi erano quasi riusciti a occupare Stalingrado senza il bisogno di ricorrere all'infame combattimento corpo a corpo. Il primo assalto tedesco aveva ottenuto risultati migliori del previsto e costrinse gli eserciti russi che difendevano gli accessi a Stalingrado ad una precipitosa ritirata. Durante il repentino attacco, prima che i russi avessero il tempo di riorganizzarsi, Paulus ebbe l'occasione di congiungersi con la quarta divisione panzere e di circondare le truppe russe che proteggevano la città. L'errore fu quello di fermarsi per riorganizzare le truppe. Due giorni fatali e decisivi. Ma i suoi soldati, che avrebbero affrontato il contrattacco russo, erano stremati. Ronig ricorda ancora i tentativi disperati a cui ricorsero entrambi gli schieramenti. Per lo più mandavano in avanscoperta i carri armati, seguiti dalla fanteria. Grazie a Dio, i fanti non vi salivano sopra, altrimenti per noi sarebbe stato molto spiacevole. Perché c'era una sola cosa da fare. Se un carro armato raggiungeva la nostra postazione, lanciare delle Molotov. Alcuni camerati erano specializzati nel costruire e gettare queste bottiglie incendiarie sul retro del carro dove c'era la ventilazione del motore. In questo modo la benzina infiammata colava dentro. I russi non si divertivano tanto, scappavano di corsa. In difesa del generale Paulus va però puntualizzato che la sua sesta armata non era completamente motorizzata. La sua avanzata verso la strenua resistenza russa aveva quasi come unico mezzo una ferrovia a un solo binario. Sebbene includesse una certa quantità di potenti veicoli, la maggior parte del trasporto era affidata ancora ai cavalli. Il livello di mortalità tra le migliaia di cavalli che trainavano i cannoni era incredibilmente alto e questo creava ovviamente enormi difficoltà logistiche nell'interminabile steppa russa. Inizialmente ero operativo come aiutante di reggimento del 376 reggimento di artiglieria. E poi divenni comandante di batteria della quarta batteria del 376 reggimento. Avanzavamo attraverso l'Ucraina, a volte in condizioni veramente difficili, perché i cavalli non potevano resistere nutrendosi solo dell'erba della steppa, per cui morivano. Trovai dei buoi abbandonati da un reggimento russo del Caucaso, avevano lasciato anche dei cammelli. Proprio così avevano dei cammelli e io ne presi uno. Ho anche la foto. Queste bestie erano piene di pidocchi. Dovevamo superare i Balkas, cioè dei profondi crepacci, e quindi dovevamo spesso staccare e riattaccare dieci cavalli. Era un lavoraccio, e poi era difficile fare in modo che tutte queste bestie tirassero con lo stesso ritmo. Si lavorava meglio con i buoi, devo dire, erano meno ostinati. All'inizio di dicembre i cavalli cominciarono a morire di fame. Crollavano perché non avevano più cibo. Gli mettevamo sotto il muso assi e bastoni di legno e tutto quello che ci capitava. Ma diventavano di giorno in giorno più magri. Fino a quando di sera crollavano e morivano. E ricordo ancora che un giorno li abbiamo raggruppati tutti insieme e li abbiamo portati a sud di Stalingrado dove li abbiamo uccisi per dare da mangiare alle truppe. Mangiavamo carne di cavallo e acqua. Fu questo lasso di tempo che permise all'esercito russo di riorganizzarsi. Nonostante il quartier generale del gruppo B esortasse Paulus a chiudere il cerchio per intrappolare i russi, egli indugiò. E questi due giorni furono fatali perché permisero all'esercito russo di sfuggire alla morsa tedesca e di tornare a Stalingrado. Il palcoscenico era ora pronto per una delle più catastrofiche battaglie della storia. Hitler prese la fondamentale decisione di tentare di impossessarsi della città con un assalto fulmineo. Prima che il combattimento a terra si intensificasse, la Luftwaffe prese in mano la situazione. Wolfram von Richthofen era comandante della quarta flotta aerea. Ordinò di ridurre Stalingrado in macerie. Sarebbe stata tentata un'azione distruttiva. In modo da annientare la volontà di resistere dei difensori e salvare le vite tedesche nell'imminente battaglia, più di 600 aerei dell'ottavo corpo d'aviazione diedero inizio ad un devastante attacco sulla città. Horst Ramstetter, pilota di bombardieri, svolse il suo compito in questo assalto aereo. C'erano i cosiddetti punti di riferimento che ci indicavano esattamente dove dovevamo sferrare l'attacco. Ci mostravano anche quelli che chiamavamo i punti di forza della difesa. E ce n'era uno di punto di riferimento, il 415, me lo ricordo ancora, verso cui volavo con le ginocchia che mi tremavano per quanto era violento il fuoco della difesa. All'inizio sferravamo gli attacchi a 20 km da Stalingrado. Poi abbiamo cominciato a chiudere sempre di più il cerchio. Finché non ci siamo lanciati sulla città vera e propria. L'obiettivo era la fabbrica di macchinari o tobre rosso o strutture del genere che stavano in città. Intanto là sotto c'era un massacro terribile. All'andata e durante l'attacco stesso potevi vedere soltanto l'esplosione e il fumo, polvere ovunque. Quando ripassavi con un bersaglio diverso per il secondo attacco, capivi... Che cosa era stato distrutto? Sfortunatamente le bombe della Luftwaffe non servirono ad infrangere la resistenza russa. Produssero solamente una distesa di macerie e questo diede ai difensori di Stalingrado la possibilità di trasformare le rovine della loro città in una fortezza. Per i piloti della Luftwaffe il bombardamento a tappeto di Stalingrado era fondamentale per la riuscita e il trionfo sulla Russia. Il pensiero di fare qualcosa di giusto o di sbagliato, questo dubbio non ti veniva mai in mente. In quanto soldato dovevi volare e compiere le tue missioni, dovevi svolgere il tuo dovere, farlo e basta, esattamente come qualunque altro soldato. L'intera fabbrica era stata ridotta in briciole. Gli Stukas si erano lanciati in picchiata su quell'area per giorni, settimane. Pensavamo che non ci fosse più nessuno lì dentro. Gli Stukas la bombardavano giorno e notte. Era stata polverizzata praticamente due volte. C'era così tanta confusione che nessuno sapeva più dove fosse il nemico. Quando i soldati tedeschi della fanteria avanzarono, i russi uscirono dalla loro tana, indistruttibili alti forni del Salone 4. Era là intorno che si combatteva. Quei forni non erano stati scalfiti né dall'artiglieria né dagli aerei. E i russi continuavano a sbucare da tutte le parti mentre noi cadevamo come mosche. Oddio, c'era una tale confusione. L'immagine della città devastata è ancora vivida nella mente di Fritz Bente, che era capitano di un battaglione di fanteria. Quel giorno, arrivammo nell'area di Salingrado dove molte case erano state letteralmente ridotte in pezzi. Non c'era più nessuno là dentro. Soltanto alcuni tedeschi che erano stati portati via dal campo di battaglia e che non avevano condiviso con noi gli ultimi avvenimenti della marcia su Stalingrado patendo il freddo e la fame. I nomi delle principali fabbriche e i punti nevralgici della città ora godono di una sinistra risonanza nella storia militare. La fabbrica di trattori, quella di armi, l'acciaieria Ottobre Rosso, lo stabilimento chimico L'Azur, la collina strategica di Mamaev e le due stazioni ferroviarie sono tutti sinonimi degli indescrivibili orrori che si verificarono durante la più aspra delle battaglie. Le perdite erano alte fin dall'inizio e l'ufficiale Roenig aveva il tragico compito di scrivere alle famiglie dei caduti. Era molto difficile scrivere. Ai familiari dei caduti. Andavo da un bunker all'altro, parlavo ai miei uomini e chiedevo loro se voi foste nei panni dei loro parenti, che cosa preferireste? Che vi scrivessi che vostro figlio, vostro padre, vostro marito è morto per disattenzione? O non è meglio che io menta di proposito e scriva che il soldato è stato ucciso dal nemico? Tutti erano d'accordo che certamente sarebbe stato molto meglio mentire. Un grande cimitero veniva disposto sulle retrovie alla fine di ogni grande battaglia. Nell'Ansa del Don, vicino Serafimovic, c'era un cimitero per la nostra divisione con 1400 lapidi. 1400 uomini erano sepolti là, ma io non l'ho mai visto perché eravamo sempre in marcia. C'erano grandi cimiteri anche dietro Stalingrado, ma non ho visto nemmeno quelli perché eravamo sempre al fronte. La battaglia per Stalingrado fu subito investita di un enorme significato psicologico. Entrambe le parti erano coinvolte in questo spaventoso faccia a faccia dal quale non potevano svincolarsi. Gli uomini combattevano di stanza in stanza, di piano in piano in molti edifici. Si scontravano lungo ogni singola rampa di scale tra le macerie della fabbrica di trattori nel centro di Stalingrado. C'erano soldati russi al secondo piano, di sotto c'erano i tedeschi che lottavano per farsi strada. Quando aprivamo il fuoco, dovevamo chiedere dove sparare. Se miravi troppo vicino colpivi i tuoi. I russi non si curavano molto dei loro uomini. A volte uccidevano i loro stessi compagni semplicemente perché erano vicino ai tedeschi. Solo a 20 o a 30 metri. I russi sparavano a raffica tra i loro stessi uomini. Non ci facevano tanto caso. Fuori dalla città la situazione stava diventando allarmante. E le pattuglie che difendevano le ali russe erano ridotte al minimo. Le squadre d'assalto russe cercavano di penetrare le nostre postazioni di battaglia e una volta riuscirono anche a superarle. La nostra zona operativa era larga 950 metri. E noi da, da parte nostra avevamo solo 35 uomini distribuiti tutto lungo quest'area. I russi, come dicevo, una volta riuscirono anche a sfondare, ma noi riuscimmo a respingerli grazie all'intervento di un'unità specializzata e dei loro lanciafiamme. Questo combattimento barbaro e senza tregua era soprannominato dai soldati la Guerra dei Ratti. I due schieramenti erano implacabili al punto che gli scontri avvenivano persino negli scarichi sotto la città. Gli uomini si erano ridotti a combattere nelle fogne nuotando tra gli escrementi umani. Venivano impiegate tutte le armi, dai lanciafiamme alle granate, mentre gli uomini di entrambi i fronti, in una serie di battaglie in miniatura, continuavano giorno dopo giorno a combattere corpo a corpo. Sfortunatamente i russi arrivarono con i lanciafiamme. Bastava che li sentissimo fischiare, che ci calavamo del metto sopra le orecchie e ci tiravamo su il colletto del cappotto. Eh sì, siamo stati fortunati, perché si sono scatenati sui cadaveri e sono passati oltre il nostro nascondiglio. È stata una fortuna, altrimenti ci saremmo ritrovati anche noi tra quei corpi carbonizzati. Hans Richter ricorda le sue esperienze tra le rovine della fabbrica di trattori, quando le squadre di russi emergevano come topi dalle fogne per rubargli i viveri. Si combatteva nella fabbrica di trattori, a volte persino nelle fogne. I russi aprivano le botole che davano sulla strada e ci sparavano con le mitragliatrici, dai tombini dalle cantine. I combattimenti proseguirono inesorabili per tutto settembre e ottobre. Le linee del fronte erano in costante trasformazione e i piloti dal cielo non riuscivano sempre a distinguere gli alleati dai nemici. Specialmente a Stalingrado le posizioni erano così confuse che spesso scoprivi all'ultimo momento se il bersaglio che dovevi centrare era nelle mani dei russi o dei tedeschi. Poi ci cominciarono a ordinare di colpire anche tram, singole case, quartieri della città. Era tutto veramente sconcertante. Certe volte c'erano dei tedeschi dentro. Tu sganciavi le bombe e poi vedevi alzarsi i segnali di identificazione. Oddio! Erano le tue truppe, avevi attaccato le tue stesse truppe. Queste cose succedevano. C'erano segnali come la bandiera con la svastica per indicare che in un certo posto c'erano tedeschi, ma con tutti quei cambiamenti non era sempre possibile dire con certezza sono russi o sono tedeschi. Nonostante l'eroica resistenza russa, Entro i primi di ottobre i tedeschi avevano occupato il 70% della città di Stalingrado. Alla fine del mese la 62esima armata, sotto il nuovo comandante generale Chuikov, era incastrata con le spalle al Volga. Gli eroici soldati dell'armata rossa riuscirono a sopravvivere solo grazie ad alcuni vecchi traghetti che salpavano dalla riva est ancora in mano ai russi. Navigavano sotto il fuoco delle bombe e dell'artiglieria nemiche per rifornirli del cibo e delle munizioni appena sufficienti per combattere. Tuttavia, nella terza settimana di ottobre, sembrò che i russi sarebbero stati finalmente sconfitti. Le truppe tedesche erano a soli pochi metri dalla riva del Volga e fu solo il comando carismatico di Chuikov, il quale radunò personalmente i suoi uomini, a salvare la situazione. Ancora una volta, l'incredibile capacità dell'armata rossa di riorganizzarsi e di riguadagnare le posizioni strategiche perse evitò la caduta della città. Stalin aveva dato il famoso ordine di non retrocedere di un passo. Chuikov capì quanto fosse importante che lui fosse presente di persona per ispirare i suoi soldati e dargli l'esempio. Le rovine di Stalingrado erano il terreno ideale per i cecchini. Il loro ruolo è stato comunque mitizzato dalla propaganda sovietica che esaltò le imprese del celebre cecchino russo Vassili Zaitsev. Si dice che Zaitsev avesse ucciso personalmente 500 soldati tedeschi. In realtà, pur essendo esistito veramente, il numero delle sue vittime non è mai stato verificato. Il famoso duello che si dice abbiano combattuto Zaitsev e un maggiore delle SS tedesco certamente non è mai avvenuto. Sembra che questo episodio sia stato inventato per vincere la battaglia propagandistica. La semplice verità è che non c'erano unità di SS nel combattimento per la conquista di Stalingrado. Horst Zank si è dedicato a ricercare i fatti che stavano alla base di questa leggenda che si diffuse subito dopo la guerra. Sul nostro fronte, nell'esercito tedesco, i tiratori scelti non avevano un ruolo molto importante. Fino a quel momento non c'erano stati né un addestramento né un equipaggiamento particolare per i cecchini. Normalmente le distanze nei combattimenti da casa a casa, tra le rovine di Stalingrado, non erano tanto grandi da rendere necessario un cannocchiale di mira. Tuttavia, scoprimmo che i russi avevano privilegiato il ruolo dei tiratori scelti e che la loro attrezzatura dotata di cannocchiali di mira era più numerosa. E di qualità migliore. Scoprimo che i russi trattavano questi cecchini come eroi e celebravano i loro gloriosi successi per motivi propagandistici. Per due mesi la sesta armata si era fatta strada per la caduta della città. Ora, erano quasi riusciti nell'impresa. All'inizio di novembre i sanguinosi combattimenti che si susseguivano senza tregua avevano portato all'occupazione del 90% della città ormai distrutta. Gli stadi finali di questo assedio tedesco avevano spinto il maresciallo Chuikov fino ai bordi dell'acqua. Egli infatti aveva il quartier generale proprio sulla riva del Volk. Il futuro appariva estremamente incerto, ma gli scontri implacabili avevano ridotto anche le riserve tedesche e stavano logorando i nervi dei sopravvissuti. Mi è stato chiesto se avevo paura quando ho volato da Pitomnik a Stalingrado e quando partecipavo alle missioni aeree. Avevo molta paura. Ve lo garantisco. Certe volte mi dovevo sforzare molto per salire sull'aereo e combattere per Führer, Volk und Vaterland. Come ho già detto, c'erano vari punti di riferimento con differenti caratteristiche. L'artiglieria antiaerea e la difesa della fanteria, per esempio, erano particolarmente pericolose. Alla fine i russi hanno concentrato tutte le loro energie su Stalingrado. Era diventata una questione di prestigio. Chi si impadronisce di Stalingrado vincerà la guerra, dicevano, e furono confermati dai fatti. Quando le ali dell'esercito aprirono il fuoco sembrava di volare attraverso una tenda. Si sentiva un frastuono assordante, rumori stridenti, esplosioni e l'aereo tremava. Sono stato veramente felice di uscirne vivo e di tornare a casa. Le condizioni all'interno della città di Stalingrado erano davvero spaventose. Lo spettacolo era orrendo. La città già ridotta in macerie dai bombardamenti era lacerata da nuovi conflitti di giorno e di notte. Stalingrado era lo sfondo delle costanti e ininterrotte salve dell'artiglieria pesante di entrambe le parti. Mortai, granate armi da fuoco portatili e il terribile rumore del combattimento faccia a faccia. Si combatteva per ogni piccolo lembo di terra e i corpi continuavano ad accumularsi su entrambi i fronti. La battaglia di Stalingrado è generalmente considerata una delle più famose della seconda guerra mondiale per la sua ferocia. La sua inumanità e per le condizioni che diventavano sempre più penose man mano che passava il tempo. Come se non fosse bastato, anche Madre Natura scaricò sui soldati il suo fardello. Era calato l'inverno russo. Il capitano di fanteria Fritz Benter ricorda le aspre condizioni climatiche. Era difficile perché all'inizio ci sdraiavamo per terra e poiché era tutto gelato era difficile scavare. In ogni caso, dopo un po' di sforzo, siamo almeno riusciti a scavare delle trincee poco profonde dove ci sdraiavamo quando ne avevamo voglia. Quando arrivavamo a Stalingrado, c'erano dappertutto corpi di uomini uccisi o, o dal freddo o dai nemici. Era uno spettacolo allucinante. Erano talmente congelati che a malapena riuscivamo a spostarli. L'esercito tedesco non era attrezzato per l'inverno come lo era quello sovietico che combatteva in condizioni climatiche familiari. I soldati russi erano forniti di pesanti cappotti di lana. Cappelli di pelliccia con paraorecchie e spessi stivali in feltro che gli permettevano di camminare nella neve. I tedeschi invece ancora indossavano gli stivali con la suola di pelle e gli stessi cappotti inadeguati che avevano usato l'inverno precedente. Inoltre, l'equipaggiamento e i macchinari tedeschi non erano stati progettati per sostenere un freddo tanto rigido e i soldati dovevano accendere fuochi sotto le macchine per non farle congelare. Il cattivo tempo dava problemi anche ai medici che operavano i soldati feriti. La chirurgia in guerra è abbastanza diversa dalla chirurgia normale. Questo l'abbiamo imparato bene nei primi anni della guerra. In ogni armata c'era un chirurgo capo con il quale facevamo il nostro tirocinio. In questo modo eravamo meglio preparati a curare le ferite dei soldati. All'inizio facevamo degli errori. Per esempio ricucivamo una ferita da proiettile facendola infettare. Poi non l'abbiamo più fatto. Per curare una ferita di questo tipo la e la lasciavamo rimarginare prima dall'interno. In questo modo non si infettava. Questa operazione la dovevamo compiere anche sulle ferite allo stomaco. Era molto difficile, e ce ne erano tante. Un altro problema che avevamo era il riscaldamento. Dopotutto, quell'inverno fece prima meno 10 gradi, poi meno 20 e alla fine meno 30. Ve l'immaginate? Il rigore dell'inverno non dava tregua. Nonostante gli orrori della battaglia continuassero implacabili, i tedeschi fissarono il loro attacco decisivo per il 18 novembre. Sembrava che bastasse solo un ultimo sforzo per assicurarsi la vittoria, ma era già troppo tardi. Il secondo atto di questa tragedia avrebbe portato con sé l'annientamento di un intero esercito. La sofferenza sopportata combattendo negli abissi dell'inverno russo sarebbe stata un incubo per qualunque uomo, ma per i superstiti di Stalingrado il vero orrore era solo iniziato.